Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo antico. A Luisa Venini Campioni, a lei, carissima Luisa, che tante persone e cose del piccolo mondo valsoldese ebbe familiari, a lei, devota e fedele amica di due care anime che ci aspettano nell'eternità, offro, nel nome loro e nel nome di un altro morto a lei diletto, il libro che queste sacre memorie, e non queste sole, segretamente richiama. Antonio Fogazzaro. Parte prima. Capitolo primo. Risotto e tartufi. Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciar le nubi grigie pesanti sui cocuzzoli scuri delle montagne. Infatti, quando i Pasotti, scendendo da Albogasio Superiore, arrivarono a Casarico, non pioveva ancora. Le onde stramazzavano tonando sulla riva, sconquassavano le barche incatenate, mostravano qua e là, sino all'opposta sponda austera del Doi, un lingueggiar di spume bianche. Ma giù a ponente, in fondo al lago, si vedeva un chiaro, un principio di calma, una stanchezza della breva. E dietro al cupo monte di Caprino usciva il primo fumo di pioggia. Pasotti, in soprabito nero di cerimonia, col cappello a staio in testa e la grossa mazza di bambù in mano, soprattutto, signor Pasotti, soprattutto. Me l'ha detto il cuoco della signora Marchesa ieri a Lugano. Cose grandi, miracoli. Miracoli, miracoli. La ragione c'è. Pranzo di Sant'Orsola, intanto, come tutti gli anni, per l'onomastico della signora Marchesa. E poi quest'anno il pranzo è doppio, già che sarebbe come una specie di fidanzamento. Fidanzamento? Ma come, non lo sai? No. Le Carabelli, madre e figlia. Quelle Carabelli di Loveno, sì. Sono ospiti della signora Marchesa, la quale vedrebbe molto volentieri un matrimonio fra Don Franco e la Carabelli figlia. Grazie, Giuseppe. Prego, signora. Risotto. Risotto no. Risotto sì, e risotto coi tartufi, non sente? Oh, mi faccia il piacere. Tartufi sì, risotto no. Non senti? Tartufi. Eh? Si fa sempre più sorda, cambia il tempo. Cara signora, caro controllore curato, la signora Pasotti e suo marito, donna Eugenia Carabelli, sua figlia Carolina, il curato di Puglia. Si accomodino, prego. Brutta giornata oggi. Della famiglia Barenni ha più avuto notizia? Una lettera, proprio pochi giorni fa. La figlia si è sposata, un partitone sembra. Un uomo serio, senza capricci. Buongiorno e auguri, donna Ursula. Buongiorno, Marchese. Grazie di aver accettato il mio invito. Ma le pare, onore mio? Auguri, Marchese. Grazie anche a te. Sono contenta di vederti col tuo papà. Grazie. Donna Eugenia. Esther, cara. Cara Carolina,
Come stai? Non c'è male. Mi fa piacere vederti. E Franco? Non si è visto ancora. Ma come, non è ancora deciso? Deciso cosa? Ma niente. Niente, pensavo... I miei omaggi alla giovinezza. L'ho lasciata piccola così, signorina, e la ritrovo in pieno fiore. E Don Franco? Marchesa, come sta Don Franco? Grazie. Franco, veramente stamattina non stava bene. Non vorrei... È in barca. L'abbiamo veduto un momento fa che remava come un vero barcaiolo. Bravo, un bellissimo divertimento. Avrà avuto bisogno di prendere aria. Avrà avuto bisogno di prendere acqua. Piove. I nostri omaggi e i nostri auguri alla Marchesa Orsola. Buongiorno, buongiorno, signora Marchesa. Buongiorno, prefetto, e grazie di aver accolto il mio invito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buono, friend. Prego, accomodatevi. Ecco Franco, sta arrivando adesso. Bene, spero stia meglio, altrimenti non dirà una parola. È un ragazzo sanissimo, ma... apprensivo. E questo signor Giacomo, controllore, perché non si vede? Ah, il signor Giacomo? Il signor Giacomo Puttini? Non lo so, Marchesa. Non le permetto di burlarsi dei veneti. Adagio. Sono veneta anch'io. E poi non è vero che nel Veneto si dica Giacomo. Per carità, signora Marchesa, per carità. Io intendevo solo imitare la voce di quell'ottimo signor Puttini, di cui sono amico e che è mio vicino di casa. Chiedo scusa del ritardo. Oh, caro Franco. Buongiorno, nonna, e auguri. Come stai, Franco? Guarda che donna Carolina desidera udire quel pezzo di Kalkbrenner. Ah, no, sa. L'ho detto sì, ma poi non mi piace Kalkbrenner. Caro prefetto. Signora Pasotti, caro Pasotti. Caro Don Franco. È proprio voi, curato. Quando è che possiamo andare a vedere quel quadro antico nella chiesa di Dasio? Me ne ha parlato tanto che ardo dall'impazienza di vederlo. Signora Marchesa, è servita. Ma questo signor Giacomo, controllore. Primo, signora Marchesa, l'ho incontrato appunto questa mattina e gli ho detto, allora, signor Giacomo... Sì, ci vediamo a pranzo, dunque. È stato come se gli avessi messo una biscia in corpo. Ha cominciato a contorcersi, a sbuffare. Non so, mi credo. Ecco, propriamente, controllore gentilissimo, mi non savaria. Insomma, non ne ho cavato altro. Giuseppe? Sì. Bruciato il pranzo? Signor Viscontini, la signora Marchesa vi attende per il pranzo. A me? Sì.
Andiamo. Veramente, signora Marchesa, io avrei già pranzato. Sa, ero venuto per accordare il pianoforte di sua nipote. Si accomodi, signor Viscontini. Coraggio, signor Viscontini, cosa fa? Ma fa il 14 di coppe. Altrimenti saremmo stati in 13 a tavola. Risotto, no. Come risotto, no? Risotto, sì. Non capisco come lei, Marchese, possa essere innamorato di quest'orrida Valsolda. Non le pare di essere un po' troppo severa, donna Eugenia? La Valsolda è gelosa delle sue bellezze come una bella donna e le tiene segrete. Sicuro, se la signora vedesse il Nicholet e la villa del Marchese Bianchi. Ah. Nicholet, che strano nome. Gli viene dai noccioli, quindi Nicholet. E poi Nishure. Vicina Doria, una vera meraviglia, un paradiso in terra. Perché non va a vederla, signora Carabella? Oh. A piedi? No, tu Eugenia. Oh. Bisogna vedere com'è stretta la strada dalla ricevitoria al Nishure. Tu non ci passi di sicuro. Via, non esageriamo. Sarà pur sempre una strada. Disgraziatamente, le minghe il curs de Portarenza. Ma le penanca le chemin du paradis. Ah, quel proprio no, gliela assicurimi. Sentano che cosa mi capita stamane proprio su quella stradetta. Venivo da Lugano, avendo preso un po' di freddo in barca, scendo al Nicholet per proseguire poi il viaggio a piedi. Ma arrivato fra quelle due mura, dove non si potrebbe voltare un asino, incontro due guardie di finanza. Mi insultano perché ero sceso in un luogo proibito e mi trascinano in quella maledetta ricevitoria. E qui quell'animale del ricevitore mi strappa di mano un rotolo di musica manoscritta e prendendo le note musicali per delle corrispondenze politiche segrete non vuol più rendermele. Animal d'un animal. Ah, ma gliene ho dette, eh? Asse gliene ho dette. Lei, signor Viscontini, ha torto marcio. Infatti è proibito scendere al Nicholet evitando così il controllo della ricevitoria. Del resto, il signor Bianconi è una persona rispettabilissima. Oh, ottimo funzionario. Un'ottima canaglia. Del resto trovo che col pretesto della musica manoscritta si potrebbe benissimo. Certo. La là, c'è tempo forte. Ma se tutti sanno che è una bestia quel ricevitore. Scusi, don Franco. Ma che scusi, è un bestione? È un uomo coscienzioso. È un impiegato dell'imperial regio governo che fa il proprio dovere. E allora le bestie saranno i suoi padroni. Caro Franco, questi discorsi in casa mia non si fanno. Grazie a Dio, non siamo mica in Piemonte, qui. Pasotti!
Nel quarto mistero si contempla come la Vergine Santa, nel giorno della sua purificazione, presentò al Tempio Cristo nostro Signore ponendolo fra le braccia del vecchio Santo Simeone. Pater nostro, più sinceri, santificato il nome tuo, avvenga il regno tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, enne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier, benedicta fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia. Che c'è? La signora Marchesa dice che il rosario sta per terminare. Vengo subito. Salve Regina Mater, misericordia, vita, dulcedo e spes nostra, salve. A te clamamus, esuli fili, Eva, a te sospiramus, gementes e flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, avvocata nostra, illos quos misericordes oculos a nos converte, e Jesum benedicto fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Carlotta, prendi. E qui, signora Marchesa, venchi gioia, venchi stelin, venchi belè. Mi congratulo tanto della bella educazione e dei bei sentimenti che ci avete fatto vedere oggi. Accetto. Bene, caro. Ho piacere che quella signorina vi abbia conosciuto. Così, se mai sapeva di qualche progetto, sarà ben contenta che non se ne parli più. Contenti tutti e due. Voi non sapete niente affatto se sarete contento. Specialmente se avete ancora le idee di una volta. Che cosa succederebbe se avessi ancora le idee di una volta? Ecco, bravo. Spieghiamoci chiaro. Io spero e credo che una certa cosa non succederà mai, ma se dovesse succedere... Non pensate di avere qualche cosa alla mia morte. Figurati. Questi sono conti che dovrete fare con me. Poi ci sarebbero quelli da fare con Dio. I conti con Dio li farò prima che con te, non dopo. E grossi. Ma prima. Perché se si è cristiani si ha il dovere di obbedire a suo padre e a sua madre. E io per voi... rappresento vostro padre e vostra madre. Ma Dio viene prima di te. Comandi, signora Marchesa. Accompagnami in camera. Adesso siamo intesi. Buonanotte. I conti con Dio. I conti con Dio. Meglio così. Meglio così.
sarà a quest'ora? Presto, non far ciaccoli! Va a versare la porta! Buonasera, sull'ingegnere, come mai a quest'ora? Marianna, vi saluto. Il signor Giacomo? A me perdoni, ingegnere, pregiatissimo. Gavaria ha propriamente necessità. Di cosa? S'accomodi, entri un attimo. Serra la porta, Marianna. Cosa c'è di nuovo? Capisco e riconosco la inconvenienza grande, ma propriamente... Se permette, io... Ande via, ande in cucina, e vieni qua dove chiamerò! Sì, ande, bene, dico, vedi, abbia rispetto, comandomi! Quella maledettissima servente sarà la mia morte. E allora, perché non la manda via? Beh, cosa c'è? Ecco, mi vorria, ma ho una gran paura di compromettermi, caro ingegnere. E la me capisce, ho tanti altri fastidi, sono la suprema autorità comunale. E posta, signora Marchesa, una donna cattiva, ingegner pregiatissimo, una donna vendicativa. Oh, pare impossibile. Ma... sono discorsi da farmi adesso? Ma... lei aveva promesso, sì o no? Sì, ma... oh, no. Non avrei mai e poi mai creduto che un uomo dirò così. No. Basta. La scusa, mi son qua. Vegno. La nostra scanda. Non ho fatto altro che esprimere un dubbio, ingegner pregiatissimo. E la conosce il mondo, mi l'ho conosciuto, ma non lo conosco più, ma vengo. Beh, ma cosa mai? Credo conveniente un tal segno di rispetto e di compiacenza. Andiamo, signor Giacomo, andiamo. Buonanotte, Giuseppe. Buonanotte, Don Franco, ma esci a quest'ora. Starò fuori tutta la nottata. Addio. Lasciò la marchesa, la sentì un passo andò giù di scala. Chi era? Don Franco, a che l'ora chi? Già, a quest'ora. E la minga Ditti dove andava? Ha detto che tornava fra qualche momento. Ah. Chi era? Don Franco, sciura marchesa. A quest'ora? Ha detto che usciva per un momento. Prendete la calza. Sì. Mettetevi in anticamera. Sì. E quando sarà rientrato, venite a dirmelo. Sì, sciura marchesa. Obbedisco tanto quanto alla naturale curiosità dell'uomo. Se potria sapere la sua riverita età? Più vecchio di lei. Io sono del 1788, sa. E io dell'85.
qui non capisco propriamente come la marchesa. Ah, la marchesa ha ragione. Mia nipote non è nobile, mia nipote non ha un soldo. Ora, come si può pretendere che la marchesa sia contenta? Ma dico, era non che darà mica ragion sul serio a sta signora marchesa. Io, caro signor Giacomo, non approvo mai che si vada contro la volontà dei genitori o di chi tiene le loro veci. Ma io, caro signor Giacomo, sono un uomo antiquato come lei, un uomo del tempo di Carlo V, come si dice qui. Adesso il mondo va diversamente, bisogna lasciarlo andare. Dunque io le mie ragioni le ho dette e poi ho detto, adesso fate vobis. Fate vobis. Ciao, i suoceri, Lucia Sosa e Porlezza. Antistu, brücke come. Giorno sta camps mit dem Schiff der Finanzen. Buonasera. Buonasera, ingegnere. Come da seguito come la Porlezza noch diese Woche. E dica, cosa dice la signora Teresina? Ah, mia sorella, poveretta, lei dice, se li vedo a posto, non mi rincresce più di morire. Poveretta, sì. La sta così mal. Ma dico, non siamo mica a sti passi? Speriamo in domine Dio. Ma andiamo perché c'è ancora un bel pezzo di strada da fare. Cosa me ne importa? Mi vedano, glielo dicano, facciano pure la spia. Meglio vivere di pane e acqua e aspettarsi il resto da qualsiasi lavoro cane piuttosto che dalle mani della nonna. I conti con Dio se sposo. Carlo, ti aspettavo più tardi. È successo qualcosa? No, niente, Luisa. Niente, o perlomeno niente che possa ostacolare i nostri piani. Una discussione con la nonna. Temo che oramai abbia dei sospetti. E sarà impossibile tenere segreto questo matrimonio, Luisa. Venite qui, ragazzi. Voi sapete che il mio unico desiderio oramai è quello di vedervi uniti davanti al Signore, prima che questo male mi allontani da voi per sempre. Avrei voluto che la vostra unione avvenisse alla luce del giorno, senza sotterfugi e con l'approvazione di tutti. Purtroppo questo non mi è stato concesso. Vedrai che andrà tutto bene, mamma. Eccoli. Promettimi che farai di tutto per riconciliarti con la nonna. Te lo prometto. Lascia, Leo, vado io. Ma che strepito, zio. Oh, bella, ho da picchiar col naso. Felice di vederla, signor Giacomo. Padrona mia, reverendissima signora Luisina, mi consolo propriamente. Grazie, grazie, s'accomodi, prego. Zio. Eh?
Franco è di là. Che c'è? Ha raccontato di aver avuto una mezza scena con la nonna. Oh, povero me. Lo so, zio Franco ha ragione. Oh. Ha 100 ragioni. Soltanto che sarà andato via di casa in modo che la nonna finirà col scoprire tutto. Meglio. Buonasera, ingegnere. Ciao. Ciao, Teresa. Buonasera, Piero. Come va? Va meglio? Hai avuto torto, Franco, di irritare la nonna. Bisogna sempre rispettare i vecchi, anche nei loro errori. E vedrai che le conseguenze saranno pessime. Ma sono più contento così. E sarei più contento ancora se tu avessi già detto a tua nonna le cose chiare e tonde. Questo segreto, questo nascondersi, non mi sono mai piaciuti. L'onesto uomo quello che fa lo dice. Tu vuoi ammogliarti contro la volontà della nonna? Bene, ma almeno non ingannarla. Ma Piero, voi non riflettete? Se la Marchesa viene a conoscere questo matrimonio in un modo simile e naturalmente non vuol saperne di prendere Luisa in casa, cosa fanno questi ragazzi? Dove vanno? Qui non c'è posto e quando anche ci fosse non è preparato niente e da voi nemmeno. Bisogna riflettere. Se noi volevamo tenere nascosta la cosa per un mese o due, non era mica per ingannare, era per avere il tempo di preparare un paio di stanze da voi a Oria nel caso non fosse possibile convincere la Marchesa. Povero me, ma ci vogliono 2 mesi per questo? Signor Giacomo, dica anche lei, ma che cosa le pare? Ma mi... non so, signora, trovando me a scuro di tante cose, voglio dire che nella mia ignoranza non me posso pronunciare, però dico, me par che forse se podaria, adesso dico, mi sono qua per il servizio suo e della rispettabilissima famiglia, ma però non mi faria meraviglia che l'imperial regio commissario, ottima persona, ma ben basta, non discorremo, mi son qua. Mi pararia, dico che se potesse tirare avanti un pochetto e intanto qua il nostro amabile Don Franco podaria, forse con le buone, con le molesine. Ci vuole altro che le molesine, caro signor Presidente. Sarà il signor curato. Caro signor Giacomo, lei con i suoi ma, i suoi se, i dico, no dico, non fa che tentennare come un pendolo. Venga, un buon bicchiere di vino le darà un po' di coraggio. Venga, venga. Il sacrestano dice che tutto è pronto in chiesa. Luisa. Sì, mamma. Franco, la mamma desidera parlarti. Franco, vieni qui. Vicino a me. Devo dirti diverse cose e non ho forza, ma tu capirai lo stesso, non è vero? Io ti prego di avere riguardo per la situazione dello zio Piero. Egli la pensa come te, ma è impiegato del governo austriaco. È vero che si sente tranquillo nella sua coscienza perché occupandosi di strade e di acque sa che serve il suo paese e non i tedeschi. Ma certi riguardi bisogna averli. I tedeschi se ne andranno via presto, mamma. Stai tranquilla.
sarò prudente, vedrai. Caro, io non ho più niente da vedere oramai. Io non ho che da vedere voi altri due uniti e benedetti dal Signore. Quando i tedeschi se ne anderanno via, verrete a dirmelo al cimitero di Loc. Mamma. Ascolta. Ti devo dire un'altra cosa. Bisogna che ti parli di Luisa. Bisogna che tu la conosca bene, tua moglie. La conosco bene, mamma. La conosco quanto la conosci tu. Ascoltami. C'è qualche cosa che non sai e che devi sapere. Tu avrai inteso dir male del mio povero marito a casa tua. Avrai inteso dire che era un uomo senza principi e che io ho avuto torto di sposarlo. Infatti, non era religioso e questa fu la ragione per la quale io esitai tanto prima di decidermi. Ma sono stata consigliata di cedere perché potevo influire bene sopra di lui. È morto da cristiano e ho tanta fede di trovarlo in paradiso. Bene, ora io temo che la mia Luisa in fondo abbia le tendenze di suo padre. Me le nasconde, ma io capisco che le ha. Te la raccomando, studiala, consigliala. Se io non ho saputo far bene con lei, tu fa meglio. Sei un buon cristiano, guarda che lo sia anche lei. E proprio di cuore, promettimelo. Te lo prometto. Farò tutto il possibile, te lo giuro. Bravo. E adesso, una parola ancora. Quando parti di qui vai a Casarico dal professor Gilardoni, non è vero? Questo era il piano di prima. Dovevo dire alla nonna che sarei rimasta a dormire dal professor Gilardoni perché il mattino dopo saremmo andati a fare una gita insieme. Ma adesso lo sai come sono venuto via. E allora? Vacci lo stesso. Una volta mi fece una confidenza. Non posso ripetertela. Anzi, ti prego di non parlargliene se prima non te ne parla lui. È una cosa che può avere molta importanza per voi due, specialmente se avrete dei figli. E se Gilardoni te ne parla, pensaci prima di dirlo a Luisa. Potrebbe prendere la cosa come non va presa. Delibera tu, consigliati con lo zio Piero e poi agisci secondo la strada che avrai deciso di prendere. È ora di andare. No, 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 Luisa, no, su, su. Ora andate, andate, datemi un bacio e andate. Non fate aspettare il signor curato, eh? Che Dio ti benedica, figliuolo. E anche te, Franco. Buonanotte, Vera.
altro peso sulle vostre povere spalle, Piero, eh? Amen. Teresa. Sura Teresa. Teresa, la sta bene? Carlino! Bene, grazie. E lei? Cucchi, la lettera. L'ho portata per lei. Grazie, Carlino. Grazie. E adesso va ad Asio. No, Sciura, bu a Casarico, dal Mefieu. Quel caro professor Gilardoni, me lo saluti tanto. E grazie, grazie ancora. Ma niente, Sciura Teresa, arrivederla. Arrivederci. La bottiglia che stai è vino del Nisciore e un regalo del Marchese Bianchi. Mi propriamente ero per domandare licenza. Oh, ma restate ancora un poco. Piero, Franco. È andato di là. Cosa vuoi mai? Ma Piero. Cosa? Non so, ma così, senza la messa della benedizione iniziale, non mi sembra che... Che siano sposati. Ma lo sono, Teresa, lo sono. Uniti per sempre.
Noaltri, caro signor Giacomo, d'este busareno che ne femo, ah? Sempre di buon umore, la inchina è pregiatissima. Mia moglie, sei mia moglie, signora Luisa Maironi. Sono così felice, Franco, così felice. Piero, questi ragazzi bisogna chiamarli. Suonate il campanello, per favore. Cosa ne pensa lei, signor Giacomo? Lo dobbiamo suonare questo campanello? Ma l'idea della signora Teresa mi pare propriamente questa. Uh-huh. Ma mi non dico niente, mi non so niente. Ma non, Piero! Insomma, ecco, questo io vorrei sapere. Lei lo suonerebbe o non lo suonerebbe questo campanello? Oddio, la me dispensa. Non la dispenso un corno. Ma suonate dunque, Piero! Mi suonaria. Ah, caro signor Giacomo, mi sorprendo, mi stupisco, mi meraviglio, ma però sonemo pur il campanello. Piero, ricordatevi che ora che partite voi deve partire anche Franco. Deve andare dal professor Gilardoni e arrivare domani mattina per le 5:30 per la messa. Oh, povero me, quante miserie. Ma insomma, sono marito e moglie, sì o no? Senti, zio, mio marito diceva che la nonna certamente verrà a scoprire subito tutto e che lui a Cressogno non potrà più rimanere. Ora, se la mamma fosse in buone condizioni, verremmo da te a Oria. Ma così purtroppo non è possibile. Allora noi si pensava di sistemare qui in casa della mamma una stanza, alla meglio, così in fretta. Lo studio del povero papà, si diceva noi. Cosa te ne pare? Mi sembra una risoluzione molto precipitosa. Fate una spesa, mettete la casa sossopra per una cosa che non può durare. O non potrebbe piuttosto Franco venire a stare con me giù a Oria, naturalmente fino a quando sarete in condizioni di raggiungerci tu e la mamma. Ma zio, perché vorresti esiliare Franco? Che cosa ti ha fatto di male? E io? Io cosa ho fatto di male? Allora, basta. Fate vobis, eh? Oh, e se occorre, a proposito, come stai a Quattrini? Io. È il nostro papà. Ma sai? Che papà, poi niente affatto. Ma quello che è mio è vostro. Ecco tutto. O dunque vuol dire che vi munirò io un poco secondo le mie forze. No. Andiamo a bere piuttosto. È meglio. Teresa, eccoli qua i tuoi figlioli. Vedi? Non sono scappati, no, non sono scappati. Vieni qui, cara. La sposa. Oh, e adesso beviamo. Prima ed ecco, a lei, signor Giacomo, mi dica sinceramente come le pare, eh? A me mi pare di resuscitare. E allora su, un bel brindisi agli sposi, no? Se non lo fa lei, lo farò io. Viva lui! E viva lei! E nu mandem fuera di pe. E adesso
ce ne andiamo davvero. Servo suo, signora Teresa Riveritissima. Buonanotte, signor Futtini, e grazie di tutto. Tutta la mia devozione a ella e tanti auguri a tutti dopo. Ciao, re Teresa. Buonanotte. Va a riposarti. Grazie, grazie ancora. Vi ho accolti così male, poveri ragazzi, poco fa quando siete tornati dalla chiesa, ma adesso sto meglio. Mi sento meglio e tanto in pace. Vi ho ringraziato, signore. Mi pare di aver messo un po' in ordine la casa, di aver spento il fuoco, di aver recitato qualche preghiera e di andare a dormire contento. Franco, ti lascio la mia Luisa. Ti lascio lo zio Piero. Io so che li amerai tanto. E ricordati anche di me. Signore, come mi dispiace di non vedere i vostri bambini. Quello sì. Date loro un bacio tutti i giorni. La povera nonna. E adesso vai, figliolo, vai. E ricordati di tornare alle 5:30 per la messa. Sì, mamma. Addio. A Sordun Franco Lelu, che devi subito, ne? Che venga dentro, se comoda. E il professor l'aspetta di sura. Che sur d'un Franco! Ah, ah. Ah, allora, fatto? Fatto, caro professore. Oh, tanto, 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 tanto. E la signora Teresa come sta? Male. Quando siamo tornati dalla chiesa, abbiamo trovato al colmo di una crisi. Parlava di una lettera. Era convinto che qualcuno gliel'avesse portata durante la nostra assenza. Un'altra allucinazione. Una lettera? Le pareva di vedere una lettera? Ma che lettera? Questo non lo so. Saprebbe spiegarmelo lei, caro professore. Ah, oh, no, no, io no, 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 non saprei. Oh, la mia povera testa, un'emicrania terribile. Sai, io la curo con le compresse di acqua sedativa. E Luisa?
Beh, vedrà che poi col tempo anche sua nonna... Mia nonna niente. Anche questa sera, prima di uscire di casa per andare a sposarmi, ha minacciato di diseredarmi se avessi ancora pensato a lei. Davvero? Così io forse posso spiegarle benissimo l'allucinazione della signora Teresa. Ma come? Sì, sì, io le ho detto una bugia poco fa. Credo che si tratti di una lettera, proprio di una lettera che io ho fatto vedere 2 anni fa alla signora Teresa. Una lettera di Don Franco, suo nonno. Io non pensavo che le cose si mettessero così. E ora lei mi dice che la nonna minaccia, io non posso più tacere. Dunque... Il mio povero papà, negli ultimi giorni della sua vita, mi parlò di una lettera di Don Franco, suo nonno, che avrei trovato nel cassettone dove erano tutte le carte da conservarsi. Mi disse di leggerla, di custodirla e di regolarmi a suo tempo secondo la mia coscienza. Il mio povero papà viene a mancare. Cerco la lettera nel cassettone e non la trovo. Frugo tutta la casa, non la trovo. Cosa vuole? Io mi do pace con l'idea che non ci sarà niente da fare e non ci penso più. Bestia, vero? Animale. No, me lo dica. Tanto me lo merito. Me lo son detto tante volte anch'io. Ma andiamo avanti. Lei sa com'è stata regolata la successione di suo nonno? Sa come sono finiti gli affari di casa sua? Mi perdonano se le parlo di queste cose. So che mio nonno è morto senza lasciare testamento. E che quindi io non ho niente. Ma andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. 3 anni fa... Sì, 3 anni fa, lo ricordo benissimo. Dovendo vendere certi fondi che avevo ancora ad Asio, cerco un vecchio atto di compera che papà teneva nel cassettone. Lo trovo, lo sfoglio e ne casca fuori una lettera. Guardo la sottoscrizione e vedo Nobile Franco Maironi. La leggo, è quella. Ma che cosa diceva questa lettera? L'ho qui. Caro Carlin, troverai dentro la presente il mio testamento. Ne ho fatto 2 copie, una è presso di me. L'altra è questa che io ti incarico di pubblicare se la prima non viene fuori. Hai capito? Basta, e quando mi vedrai ti è assolutamente proibito di rompermi col darmi consigli secondo il tuo maledetto vizio. Tu sei la sola persona di cui mi fido, ma del resto io non ho che a comandare e tu non hai che a obbedire. Dunque tutti i rompimenti sono inutili e intollerabili. Ciao, il tuo affezionatissimo padrone, Nobile Franco Maironi. Cressogno, 22 settembre 1828. Ecco il testamento adesso. Io, sottoscritto Nobile Franco Maironi, intendo disporre delle mie sostanze con questo atto di ultime volontà. Essendo che donna Orsola Maironi, nata Marchesa Scremin, si è degnata di accettare insieme a molti altri omaggi anche i miei, le lascio in segno di gratitudine lire di Milano 10.000 per una volta tanto. Lire di Milano 10.000 per una volta tanto. E il gioiello più prezioso della casa, ossia Don Alessandro Maironi, debitamente iscritto nei registri della parrocchia della cattedrale in Brescia come mio figlio. Lascio al detto mio figlio la porzione legittima che gli spetta della mia facoltà, e 3 farfagliole al giorno in più in segno della particolare mia stima. Lascio al mio agente di Brescia, signor Grisi, se si troverà al mio servizio al momento della mia morte, tutto quello che mi ha preso. Lascio al mio agente di Valsolda, Carlino Gilardoni, con la condizione di, come sopra, lire di Milano 4 al giorno sua vita natural durante. Intendo che sia celebrata nella cattedrale di Brescia una messa quotidiana finché sarà in vita donna Orsola Maironi Scremin per la salute dell'anima sua.
di tutta la restante mia sostanza istituisco e nomino mio erede il mio nipotino Don Franco Meironi di Don Alessandro, fatto, scritto e sottoscritto il 15 aprile 1828. Nobile Franco Meironi. Ha visto? Perché non parlare prima? È ben qui la storia. Che è un perché positivo, là, chiaro, preciso. Io non c'è caso, non lo posso dire. Queste carte mi hanno sempre fatto orrore. Se si fosse trattato di me, di mio padre, di mia madre, avrei lasciato andare un milione piuttosto di domandarlo con queste carte in mano. Dunque, mi pareva, guardi che asino, che la nonna le volesse un gran bene. E che la roba del nonno sarebbe finita in ogni modo nelle sue mani. E con quest'idea... Passa un po' di tempo. Io mi consiglio con la signora Teresa. Le mostro lettera e testamento. Mi dice che avrei dovuto informare lei subito, appena fatta la scoperta. Ma che adesso, essendovi di mezzo in qualche maniera anche sua figlia, non mi vuol dare alcun consiglio. Capisco, insomma, che il testamento le fa orrore anche a lei. Io penso che già la Marchesa finirà con l'accettare il matrimonio e non parlo. Ma io adesso capisco che non posso tenere un momento ancora queste carte. Ecco, a lei le prenda. No, io non le prendo. Mi conosco troppo bene. Se l'ho in mano posso fare troppo presto qualche cosa di troppo grave. Le tenga lei. E poi no, le bruci. Le bruci. Io non me ne servirò mai. Faccio grazie a mia nonna della roba e dell'onore, senza neppure dirglielo. È arrivato adesso il signor Pasotti. Portatemi uno di quei biscottini di ieri. Sì. Friend ha già fatto colazione? Oh sì, sciura Marchesa, e anche la sua passeggiatina. Bene. Fate entrare. Favorisca. I miei omaggi alla signora Marchesa. Si accomodi, signor Pasotti. Lei si sarà meravigliato, certo, che io l'abbia fatto chiamare così di buon'ora. Per carità, signora Marchesa, ogni suo desiderio è un ordine per me. Lo so. Lei è l'unica persona sulla quale io posso contare. Dunque, non avevo altra scelta. E che cosa è successo? Questa notte mio nipote non ha dormito in casa. È ritornato stamattina prestissimo per prendere, sembra, i suoi documenti. E poi è tornata a uscire. Difatti, ho sentito in paese delle voci circa una sua visitina notturna a castello da quei Rigè. Non mi occorrono voci. Voglio sapere dove è stato e cosa ha fatto questa notte. Lei può saperlo, signor Pasotti. Certamente, signora Marchesa, farò del mio meglio. Mi informerò. E poi verrò a riferirle. Ma subito? Subito, subito. Da qui al Casalatico non è che una passeggiatina. Mi metto subito all'opera. E tanto per cominciare farò una visitina al professor Gilardoni. Bene, attendo notizie.
A presto. Pazotti, che venga, che venga. Ciao, Pinella. Attenti alla scala, né, che le ripida. Grazie. So, credevi che l'era chi? Tanto è andato. E ci siamo subito, né? Sì. Buongiorno, signor Pazotti. Buongiorno, professore. Ah, è un vero paradiso qui, caro mio professore. Un vero paradiso. E che orto. E lei è fortunato. Me lo permettessero i miei affari, vorrei passare anch'io tutto l'anno in Valsolda. Ah, sì, è un paese di pace. Ma prego, prego, s'accomodi. S'accomodi. Grazie. Pinella, porta su della birra per il signor controllore. Grazie, grazie. Mi dica un po', dove si è procurato quelle agave, quei catteri, quelle rose che ornano così bene i muri dell'orto? Me li ha donati Maironi. Ah, Don Franco. Oh, benissimo. Sì, devo confessare che la mia visita, così di buon'ora, è un pochino interessata. Io passavo di qui e quel suo muro coperto d'agave ancora una volta mi ha incantato. Allora mi sono detto, adesso entro e chiedo. E così mi rivolgerò a Don Franco, il quale ha tanta bontà per me. Ah, bravo. Ma, grazie. Povero Don Franco, povero figliuolo. Qualche volta si riscalda, ma è un gran buon figliolo, un gran bel cuore. Lei lo vede spesso? Sì, sì, abbastanza. Almeno potesse riuscire nei suoi desideri. Io lo dico per lui e anche per lei. Non sarà mica una cosa sfumata? Non lo so. Oh, Franco farebbe male ad abbandonare la partita. La Marchesa, si capisce, ha delle difficoltà, ma poi è tanto buona, gli vuole un gran bene. Questa notte, sa, ha preso una gran paura, si capisce. Non dire dove si va, non le parla. Ma io non so niente, non capisco niente. Forse bisognerebbe domandarlo alla signorina Luisina Rigi? Lasciamo stare questo discorso. E la prego, mi lasci in pace. Va bene, va bene. Allora, per quelle piante sono agavi, vero? Mi rivolgerò a Don Franco. Grazie, professore. E mille scuse per il disturbo. Arrivederla. Fiorisco, Don Giuseppe, chiedo scusa, ma il cancello era aperto e Di Maria neppure la traccia. Oh, caro il Monsieur Controllore, come sta? Seguiti a pescare, Don Giuseppe,
Voglio proprio vederli prendere due o tre di quei pezzi. Se c'ha pa' niente, se c'ha pa' niente. Leonora che son qui, e se c'ha pa' niente. E dica un po', da quanto tempo non vede l'amico curato Introini di Castello? Anche lui un gran pescatore, e che perla d'uomo. Proprio ieri sono andato fin là a salutarlo. E a casa Ligé, come va? C'è stato lei? Oh, è il mucca! È il mucca! Non vedo niente. Se ne cavada, malerbetto! Ma allora, dica un po', c'è stato a casa Ligé? No, non volevo disturbare, la sciura Teresa sta troppo male. E la Luisina, non la lascio un momento. Ah, che care creature, quelle, che saggezza e che nobiltà di sentimenti. E il matrimonio Maironi va avanti, vero? Mi su niente. Oh, diavolo, non è possibile che non ne abbia parlato all'Introini. Non lo sa che Don Franco ha passato la notte in casa dei Ricci? Non so niente. Diamine. Certamente Don Franco è andato in casa della signorina Luisina con fini, con intenti onestissimi. Non abbocca. Basta, la lascio ai suoi pesci, Don Giuseppe, non voglio disturbare. Ma che se figura, ma si figuri sul controllore. Maria! Maria! Scusa che? Accompagna sul controllore. Grazie. Bene, siete. Arrivederla, eh? Arrivederci. E ritorni, mi fa sempre piacere vederla. Grazie, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ci ho fatto Maria. 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 Sentite un po'. Mia moglie deve andare a far visita a Rigé e non sa, povera diavola, come comportarsi, sapete, per quelle voci che corrono. Allora mi ha detto, chiedi a Maria, lei sa sempre tutto. Quanti chiacchier, quante chiacchiere. Mi so niente, non so niente io. Come? E sa piuttosto da chi deve andare la sua sciura? No, da chi? Dal sur Giacomo Puttini. E il sur Giacomo, quel lì è il satetto. E il sur Giacomo? Giacomo Puttini. Grazie Maria. Allora, ho fatto bene a invitarla ad assaggiare il mio vino. Vino dico, per bon, c'è bon, c'è una delizia. Dunque, mi dica un po', quando è stato dai Rigé di notte? Oh, cosa dite là? Mi non so niente di casa Rigé. Guardi che io so tutto, Mi è stato detto tutto. Del resto, caro deputato politico, lei ne renderà conto all'imperial regio commissario di Porlezza. Oddio Dio, l'imperial regio commissario, ma mi non sa varia per cosa. Lei sa benissimo per cosa. Anche quel benedetto ingegnere. Sicuro, ha fatto male. Ha fatto malissimo, è un gran galantuomo, l'ingegner Ribera. Però ha fatto male. Mi propriamente non volea. Venì e disse, ma non se fa, la cosa se onesta. Sì, dico, ma parancami, ma sto segreto. Ma la marchesa dice, ma allora dico che figura femo e la emi. Quella del dice con quel sofar de bonomo alla vecchia. Cosa vorla? Se propriamente per il mio temperamento e allora vengo, dico. E il male che in giro se ne sia parlato. Sì, signore, me lo sono immaginato. Tase la famegia, tase l'ingegnere, tasomi, che si intende, ma non taserà il parroco, non taserà il sagrestano. Così? Si sono sposati.
Ah, che disgrazia! Che disgrazia! È morta la signora Teresa! Guardi com'è bella. Senti, mamma, come ti vogliono bene. Vai a riposarti, Luis. No, Franco. Luis. Un uomo di Cressogno ha portato questa lettera per l'ingegnere. Dov'è quest'uomo? Partito. Non ha voluto rimanere un momento. Che c'è? Hanno portato questa lettera per te, zio. Viene da Villa Mairò. Apri. Dunque. Insomma, si può sapere da qua, cosa diavolo avrà mai scritto questa benedetta signora? Niente, neppure una sillaba. Ha semplicemente rimandato la mia lettera e il tuo biglietto. Beh, è un po' grossa. Oh, zio. Oh, non mi meraviglio affatto.
Tutti i torti, mio caro, non sono dalla parte sua. E allora? Mi dispiace per voi altri che mangerete di magro e dovrete vivere in questo miserabile paese, ma per me ci guadagno. E anzi sono disposto, dirò così, a ringraziare tua nonna. Vedi bene, io non ho famiglia, ho sempre contato su questa. Adesso che la mia povera sorella è morta, se la nonna gli apriva le braccia, io restavo come un torso di cavolo. Dunque, Franco. Luisa. Ha risposto la nonna. No. Neanche un rigo di condoglianze. No. No, no. Oh, prendi la mia anima, la mia vita, tutto me stesso. E non pensare ad altro. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Thank you.